Buongiorno, sono nonna Elide e sono contenta di ritrovarti per la regola numero 5. Spero che tu stia bene e che tu stia imparando ogni giorno delle cose che ti sono utili nel percorso delle 7 regole di italiano automatico. Oggi vediamo insieme il miglior tipo di audio da ascoltare per mantenere alto il tuo interesse e motivazione. Come abbiamo visto nelle regole precedenti, sarà importantissimo ripetere molte volte l'ascolto degli stessi audio per aiutare il tuo cervello a ricordare in modo naturale le nuove espressioni, frasi e parole. Un problema che ho incontrato anch'io nel mio apprendimento è questo: ascoltare 20 volte lo stesso audio è troppo noioso e quasi impossibile se l'audio non è interessante e piacevole. Ecco perché la regola di oggi ti aiuterà a capire una strategia che pochi al mondo ancora oggi capiscono ed applicano al proprio apprendimento dell'italiano. Questo perché applicarla è spesso difficile a causa della mancanza dei materiali necessari. Ma con italiano automatico questo non sarà più un problema per te. La strategia che ti consiglio di usare è di imparare l'italiano mentre migliori la tua vita. Ogni essere umano desidera migliorare la propria vita. La nostra natura ci porta a volere il meglio per noi, la nostra famiglia, i nostri amici e la nostra salute. Quindi vediamo esattamente cosa significa questo per l'apprendimento dell'italiano. Come abbiamo visto nella regola 1 e 2, ascoltare molto e ripetere molte volte gli stessi audio sarà una chiave per arrivare a parlare benissimo in italiano. So anche che non riuscirai mai ad ascoltare moltissime volte lo stesso audio se perdi la motivazione dopo due volte che lo ascolti. Ecco perché nel 2011-2012 mi è venuta un'idea fantastica. Mentre miglioravo il mio inglese, spagnolo e francese, nello stesso periodo avevo cominciato a leggere, ascoltare podcast e video legati ad argomenti come la salute, la psicologia, la nutrizione, le diverse culture nel mondo, la disciplina, lo svegliarsi presto, l'apprendimento delle lingue, la storia e tanti altri argomenti. All'inizio facevo queste cose in italiano, nella mia lingua madre, ovviamente. Ma una volta capito il metodo naturale e l'importanza della ripetizione, ho pensato: wow, cosa succede se combino l'apprendimento delle lingue alla mia voglia di migliorare come essere umano? Potrei cominciare a cercare audio sugli stessi argomenti che mi interessano nella mia lingua, ma in inglese, la lingua che stavo imparando. Facendo così potrò ascoltarli 5, 10, 20 volte senza problemi, perché è un'attività così interessante ed utile che la farei lo stesso anche senza dover imparare una nuova lingua. Quando iniziai a cercare questi tipi di audio in spagnolo e francese nel 2011-2012, però capii subito che in quel momento era ancora difficile trovare quello di cui avevo bisogno. Da quei due anni di ricerca per il mio apprendimento è nata l'idea per creare italiano automatico. Infatti, per imparare una nuova lingua non solo abbiamo bisogno di materiale interessante, ma possibilmente dovremmo avere a disposizione la trascrizione dell'audio o video, dei sottotitoli e delle spiegazioni delle parole ed espressioni più difficili. Quindi pensai: se io ho questo problema, sono sicuro che ci sono milioni di studenti della lingua italiana che presto capiranno l'importanza dell'ascolto e cercheranno materiali interessanti online da poter ascoltare più volte senza annoiarsi. Quello che è successo è esattamente questo. 7 anni dopo sono già più di 12 milioni
le persone che hanno visualizzato i nostri video su YouTube, senza contare le altre piattaforme che aggiungerebbero altri 10 milioni a questo numero. Quindi ho iniziato a creare con Italiano Automatico dei video e audio dove non solo ti aiutavo a migliorare il tuo italiano, ma creavo video su argomenti positivi, divertenti e interessanti che ameresti ascoltare anche nella tua lingua madre. Questo ha creato una combinazione unica al mondo e che continuerà a rendere il tuo apprendimento dell'italiano il più efficace possibile. Invece di parlare tutto il tempo di grammatica e studiare direttamente la lingua, puoi imparare la lingua da come la usiamo direttamente ogni giorno noi italiani, con tutto il materiale di supporto che ti aiuta con la comprensione per applicare il metodo naturale. Dall'ascolto dei video e audio di Italiano Automatico avrai altri benefici di conseguenza e che non avevo pianificato all'inizio. Come sai, la nostra vita è direttamente influenzata da ciò che ascoltiamo ogni giorno. Ti faccio un esempio. Se ogni giorno ascolti il telegiornale e la radio la mattina e la sera, probabilmente diventerai una persona molto pessimista, perché la maggior parte del tempo quello di cui parlano sono le cose peggiori che succedono ogni giorno nel mondo. Questo perché noi esseri umani siamo attratti principalmente dalle notizie negative e sono quelle che prendono di più la nostra attenzione. Ascoltando ogni giorno queste cose, penserai che tutto nel mondo sta andando male e questi pensieri spesso si vedranno nel modo in cui pensi e agisci durante la tua giornata. Questo è un discorso lungo che magari approfondiremo in un altro video. Ma la cosa che voglio aiutarti a capire è che lo stesso può succedere, ma al contrario, se decidi di ascoltare messaggi positivi ed utili ogni mattina e sera. Ora ti chiedo, non sarebbe fantastico iniziare la giornata mentre scopri la storia di Michelangelo e la sua passione per l'arte e la scultura in italiano? Questo ti darà motivazione per il tuo lavoro, migliorerai il tuo italiano e allo stesso tempo potrai ascoltare la sua storia più volte se per te è interessante. Ascoltando più volte un audio di questo tipo, allo stesso tempo aiuterai ancora di più il tuo cervello ad essere positivo e ottimista, perché la ripetizione non aiuterà solo il tuo italiano in questo caso, ma anche te stesso. Questo è quello che intendo con impara l'italiano mentre migliori la tua vita. E ora è possibile grazie ai più di 500 video gratuiti e corsi con sottotitoli e testi di supporto che ho creato per te con Italiano Automatico dal 2013. Ora qualcuno potrebbe pensare, io voglio solo imparare l'italiano, non mi importa di migliorare la mia vita, sto già bene così. Migliorare la nostra vita non significa che non siamo felici in questo momento, ma significa che abbiamo ancora voglia di imparare, crescere e scoprire cose nuove. E poi ricordati che sarai tu a scegliere ciò che vuoi ascoltare. Qui abbiamo video su tutti gli argomenti della vita, dalla storia all'arte, la cultura, all'apprendimento di lingue, lo sport, la motivazione, svegliarsi presto, espressioni italiane con la nonna, la costanza, la cucina italiana, interviste e molto altro ancora. Di sicuro troverai ciò che ti interessa e potrai ascoltarlo più volte. Questo tipo di ascolto è il migliore per il tuo apprendimento per 4 ragioni. 1. La tua motivazione sarà alta perché ti piace l'argomento. 2. Di conseguenza, ascoltare più volte sarà per te un piacere. 3. Imparerai l'italiano direttamente da argomenti reali, che ti daranno il contesto per imparare le nuove espressioni e verbi molto più velocemente. 4. Migliorerai in altre aree della tua vita. Ricorda quindi d'ora in avanti che non migliorerai solo il tuo italiano, ma se ti interessa potrai migliorare anche vari aspetti della tua vita imparando cose nuove.
contribuire anche in una piccolissima parte al miglioramento delle tue giornate sarebbe per me un onore. Ti ricapitolo di nuovo le prime 5 regole che abbiamo visto insieme. 1. Ascolta molto italiano. 2. Ripetizione. 3. Usa i tuoi tempi morti. 4. Fai un po' ogni giorno senza stress. 5. Impara l'italiano mentre migliori la tua vita. Complimenti per essere arrivato fino a qui e ci vediamo domani per la regola numero 6. Ti mancano 2 regole per finire questo percorso insieme, quindi non mollare, credo in te. Prima della fine di ogni regola ti lascerò anche dei piccoli video o messaggi di studenti che stanno imparando l'italiano col metodo naturale per motivarti nel tuo percorso. Ti mostrerò studenti reali che ancora non parlano in modo perfetto e stanno ora percorrendo il proprio viaggio. Ciao Alberto, mi chiamo Fernanda e sono brasiliana. Studio l'italiano da un anno e ho sentito il bisogno di seguire un corso per aiutarmi con mia pronuncia. Mi è piaciuto molto il tuo materiale per avere differenti argomenti così interessanti. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Kim, sono americana, vivo in Francia dove insegno inglese alla scuola media e al liceo. Sono molto contenta, sono grata ad Alberto e il suo metodo per imparare italiano. Voglio migliorare la mia pronuncia. Parlo anch'io francese, un po' russo e inglese molto bene, che è la mia lingua materna. Alberto o Elbi è un insegnante meraviglioso. Questo metodo è fantastico, sono fan. Lui è pieno di energia e mi piace molto. Voglio dire grazie mille, italiano automatico, e grazie, bacioni alla mamma, alla nonna e a tutti. Grazie mille di cuore. Ti aspetto domani e un abbraccione.